C'è un nuovo doppio effetto prodotto dalla carovana solidale che unisce la Calabria e i campi profughi in Grecia ed è dato da un documentario che illustra il viaggio e dal dibattito dopo ogni ritorno. Il racconto per immagini, girato da Maurizio Marzolla, è stato presentato in prima assoluta a Palmi da Enzo Infantino, anima delle missioni. Il confronto seguito nel giorno della festa per i 60 anni del Trattato Costitutivo dell'Europa è sembrato uno stridente arricchimento di ciò che si conosce su un continente oggi pieno di nuovi muri. La proiezione del documentario Cagini, dov'è la vita, che descrive la consegna degli aiuti raccolti dalla rete dei comuni solidali, dalle associazioni Riviente ed Ecosud e dagli studenti del Vallauri Panella, è stata uno spunto anche per il giornalista Arcangelo Badolati e l'assessore Cinque Frondese Roberta Manfrida. Quest'ultima, descrivendo la sua personale partecipazione al viaggio, ha invitato i comuni a promuovere nuovi progetti SPRAR per i rifugiati, mentre il cronista palmese, nelle vesti di moderatore, ha additato il disordine mondiale prodotto da americani, francesi e inglesi, destabilizzando stati laici come l'Iraq e la Siria. Cagin è una bambina che è stata concepita in un campo terribile, nel campo di Idomeni. Il significato di questo nome appunto è quello della vita, è un nome curdo, è un significato molto importante, molto bello, che indica una speranza. Agostino Pantano per la CNews 24.